Prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo squamare il nostro scorfano, poi lo andremo a sciacquare. Io l'ho già eviscerato in precedenza. Se non avete questo strumento, ragazzi, potete usare benissimo un coltello. Una volta lavato, lo appoggiamo su una teglia con carta forno sotto. Aggiungiamo olio extravergine, sale, pepe, rosmarino, degli spicchietti d'aglio, scorza di limone e massaggiamo bene per amalgamare tutti gli ingredienti. A questo punto andiamo ad aggiungere i nostri pomodorini. Ora inforniamo il nostro scorfano a 165 gradi, forno a vapore 50% per 25 minuti. Nel frattempo, nella pentola aggiungiamo le patate con la loro buccia in modo da trattenere gli amidi all'interno. Le facciamo cuocere circa 20-25 minuti. Una volta cotte e scolate le patate, le vado a schiacciare con uno schiacciapatate direttamente sul banco da lavoro. Andiamo a dividere i tuorli dagli albumi e aggiungiamo i tuorli alle patate. E ricopriamo con farina di semola. Iniziamo a impastare finché non otteniamo un impasto liscio e omogeneo. L'impasto è pronto. Ragazzi, ora siamo pronti per preparare gli gnocchi. Una volta steso, aggiungo un po' di farina per non farli attaccare. Ora tagliamo a tocchetti di circa 2 cm. Lo scorfano è cotto perfettamente, ora andiamo a ricavare la sua polpa. Aggiungiamo l'acqua dello scorfano e i pomodorini in una padella bella capiente. Ora buttiamo gli gnocchi. Facciamo cuocere qualche minuto finché vengono a galla e poi li trasferiamo in padella. Aggiungo la bottarga. Terminiamo la cottura in padella facendo ristringere il fondo del nostro scorfano. Spengo il fornello e vado ad aggiungere la polpa dello scorfano cotta in precedenza nel forno. Ultima saltata. Possiamo impiattare. Assaggiamo. Ragazzi, provatelo a casa perché questo primo è fantastico. Ottimo!